Su Radio PNR, media partner del progetto dedicato al basket, al basket inclusivo, anche dei campioni che hanno la nazionale nello score, hanno Barcellona, hanno Biella, tanti campionati di Serie A, Matteo Soragna, che chiusa l'attività si è anche poi dedicata ad approfondire il mondo dello sport inclusivo. Sì, perché l'ho conosciuto per puro caso e dopo averlo conosciuto me ne sono innamorato follemente e quindi quest'anno inizierò la mia quarta stagione da giocatore di Baskin e fortunatamente ho la possibilità anche di un po' di andare in giro per l'Italia a cercare di promuovere questo meraviglioso sport e qui poi a Tortona con questo progetto innovativo e di ampissimo respiro perché riguarda proprio tutta Europa. È un grandissimo volano per questo sport. Hai portato la tua squadra? Sabato giocheremo un'amichevole, diciamo dimostrativa, però sono contento di essere riuscito a infilare nell'organizzazione la mia squadra di Piacenza. E soprattutto tu potrai anche poi, mi raccontavi, no, che allestisci anche insieme alla società e a chi sta organizzando anche dei campus in cui si può anche provare il basket, quindi qualcuno può confrontarsi con un campione di basket vero per conoscere questo sport. L'idea è quella proprio di cercare di far avvicinare il più possibile le persone che ancora non conoscono il basket e quindi farglielo conoscere, ma anche quelli che lo conoscono ma non hanno mai provato, è bello farglielo, dargli la possibilità di scendere in campo, di conoscere le regole, di conoscere soprattutto le dinamiche che servono per interagire con ragazzi con disabilità di vario tipo. E credo che sia anche bello per chi si avvicina per la prima volta farlo non con degli istruttori qualunque ma con degli scampioni. No, quello, cioè, i formatori e gli istruttori che ci sono qui sono gli istruttori più bravi che ci possano essere, quindi sarà anche un piacere poter lavorare con loro e poter dare una mano appunto all'organizzazione. Senti, ma da atleta di alto livello, di livello europeo con il basket, no? Tu hai detto sei rimasto affascinato dall'idea dello sport inclusivo a cui tutti, cioè, per esempio io e te potremmo giocare nella stessa squadra, certo. In questo senso, no? Al netto poi delle abilità non solo fisiche ma anche proprio tecniche, perché poi il basket è uno sport competitivo per cui esistono buoni e cattivi giocatori di basket, quindi non è che volemo se bene, ecco, tutt'altro. Ecco, ti chiedo questo, da sportivo chiamiamolo così, dell'ambito normodotato, l'idea di uno sport che tutti possono fare al di là delle barriere di genere, al di là dei limiti fisici, rispetto proprio a quello che è lo sport nella visione più tradizionale, come lo concepisci? Allora, è diverso ovviamente perché c'è una velocità diversa, ci sono delle capacità diverse, ma quello che rimane assolutamente intatto è l'agonismo. Anzi, sono più i ragazzi con disabilità che sono i più agonisti, che si incazzano a morire se perdono e non ci stanno, però questo sport serve anche a far capire ai ragazzi che hanno qualche difficoltà in più la capacità di dover accettare di perdere, di far fronte alla sconfitta e poi ovviamente quando si vince si festeggia tutti assieme, ma l'agonismo quello è alla base. E poi è quello che differenzia lo sport dall'intrattenimento, dal gioco, dallo spettacolo, dal passatempo. E ultima domanda la faccio al Soragna giocatore, ritorna indietro che ne so di una dozzina d'anni eccetera, anche un po' di più, ti arriva un'offerta dal Dertona Basket per venire a giocare in questa squadra, nella realtà attuale. L'avresti presa? L'avrei presa perché Dertona sta lavorando in una maniera talmente seria che tanti giocatori preferiscono venire qui che andare da qualche altra parte, perché quando sei così organizzato, quando fai i passi giusti pur avendo le capacità, ma comunque si vede che c'è una programmazione nel medio-lungo periodo e la nuova cittadella è testimonianza e quindi perlomeno dal mio punto di vista, per come io come giocatore, se trovo una società che è molto organizzata e che ha un'idea ben precisa, ecco, io preferisco andare lì piuttosto che da altre parti. Peccato, siamo arrivati qualche anno dopo, però arriveranno tanti altri bravi giocatori che non faranno rimpiangere il fatto che Matteo Soragna non giochi più, ma intanto Matteo Soragna è qua con il Baskin. Grazie, a presto. Grazie a voi, ciao.